Stato di agitazione presso la sede dell'ASL di Salerno in via Nizza, organizzato da diverse sigle sindacali. Proprio in questo giorno, lunedì 7 novembre 2022. Tale stato di agitazione è stato organizzato per sollecitare la direzione generale appunto dell'ASL alla risoluzione di alcune problematiche che riguardano tutto il personale dell'ASL Salerno, tra cui l'attribuzione della progressione economica orizzontale, la stabilizzazione personale precario che ha raggiunto i 18-36 mesi e successivi rinnovi per i contratti di scadenza, la trasformazione dei rapporti di lavoro in comandati, l'attivazione di percorsi verticali e orizzontali, quindi tanti sono gli argomenti e tante sono le problematiche che attanagliano appunto l'ASL e quindi il personale, quindi andiamo ad incontrare i responsabili e i rappresentanti delle maggiori sigle sindacali che sono qui presenti oggi. Ma principalmente abbiamo detto siamo in uno stato di agitazione già dai lavoratori, veramente già c'eravamo da luglio prima che arrivasse questo nuovo direttore generale per quanto riguarda il discorso che ai lavoratori finora non è stato riconosciuto nessun avanzamento di carriera. La vecchia direzione è stata 4 anni, ci ha mantenuto in un immobilismo totale, il nuovo direttore è arrivato ad agosto, purtroppo dopo 3 mesi di promesse, riunioni, tavoli tecnici, poi rimandati, alla fine siamo punto e da capo. Oggi facciamo questo presidio di protesta per portare proprio l'amarezza dei lavoratori dell'ASL che dopo tanto tempo li abbiamo appellati in tutti i modi, eroi, questo, quell'altro, però economicamente parlando non viene riconosciuto nulla a livello decentrato e allo stesso modo si parla di crisi della quarta settimana, si parla di inflazione, si parla di questo e di quell'altro, però a livello di ASL Salerno non si fa nulla per aiutare i lavoratori e per riconoscere dei diritti che invece sono previsti dal contratto. Quindi secondo lei si riuscirà ad ottenere qualcosa? Guardi, noi non lo sappiamo se si riesce ad ottenere o non ottenere. È chiaro che dobbiamo manifestare la nostra amarezza per quello che è il comportamento delle direzioni. Se si riuscirà, noi probabilmente continueremo con altre azioni di lotta per manifestare appunto questo nostro stato di non che non siamo contenti di quello che finora non ci hanno dato allo stesso modo. Sì, non è il primo presidio che convochiamo qui a Via Nizza, c'è bisogno di risposte concrete per i 6.000 lavoratori dell'ASL che sono stati impegnati in questi 2 anni di pandemia, siamo ancora in emergenza, c'è bisogno di dare risposte su diverse questioni, a partire dall'attribuzione della progressione economica orizzontale, la cosiddetta fascia per i 6.000 dipendenti. È un diritto contrattuale, questo diritto contrattuale non viene esercitato da quest'ASL dal 2017. Abbiamo da 2 anni un tavolo aperto che poi si chiude, stati di agitazione, prefettura, ma non si trova una soluzione. Dobbiamo dare risposte a tutti i precari che vivono quest'ASL e che hanno salvato quest'ASL, perché dopo tante assunzioni siamo riusciti a colmare le carenze di personale che prima esistevano per il blocco e il turnover, ma tuttora sono esistenti. Questi lavoratori vanno stabilizzati, perché lo dice la normativa della Madia, lo dice l'ultima legge di bilancio del 2022, quindi è necessaria la stabilizzazione entro il 31 dicembre 2022, perché ci sarà la scadenza dei contratti. C'è rischio che non riusciamo a garantire l'EA. C'è la necessità di attivare concorsi per i dirigenti medici perché la grave carenza di questo momento è tutta sui medici. C'è bisogno di risposte per le progressioni verticali, c'è bisogno di attivare una contrattazione affinché i sindacati possano portare le giuste rivendicazioni ai lavoratori e l'ASL possa portare a compimento queste rivendicazioni. Questo non accade, siamo stati convocati il 16 ma stamattina abbiamo mantenuto comunque il presidio perché è importante far capire che le organizzazioni sindacali sono stufe di non ricevere risposte. Ma certamente sì, noi siamo qui per rivendicare quello che è il diritto di rappresentanza di tutti i lavoratori e non soltanto quello di una parte ben determinata dell'ASL di Salerno. Abbiamo di fronte un'azienda che purtroppo continua a non discutere col sindacato, non continua a non fornire le dovute informative, continua a dire che c'è uno sforamento di 7 milioni di euro di straordinario, senza però dire cosa vuole fare e come vuole risolvere questo problema. Noi non siamo soltanto qui per protestare, abbiamo anche avanzato delle proposte che perché non vengono prese in considerazione, il che ci fa capire che da un lato che c'è pressappochezza da parte dell'organo istituzionale che è la redazione strategica e dall'altro che non c'è nessun interesse ad affrontare quelle che sono le problematiche che tutti i lavoratori dell'ASL di Salerno, ripeto, non soltanto una parte, portano avanti. Questa è una delle situazioni. L'altra situazione è legata
fondamentalmente a quella che è la qualità di vita di tanti lavoratori che nel periodo Covid hanno prestato la loro opera. Ci riferiamo a quelli che sono i lavoratori assunti per l'assistenza Covid, che sono a tempo determinato e che hanno raggiunto i requisiti di legge per poter essere stabilizzati. A onore del vero, l'azienda ha fatto una commissione per verificare quali sono queste persone che hanno maturato il diritto e che hanno quindi diritto alla stabilizzazione, ma non ha detto con quali tempi questa stabilizzazione debba avvenire. Ricordo a tutti che il 31 dicembre scadono i contratti, queste persone hanno bisogno di avere una risposta perché potrebbero paradossalmente arrivare al 31 dicembre senza il rinnovo e poi essere reimmessi in servizio in una data a posteriore, il che non è assolutamente, come voglio dire, concepibile né tantomeno auspicabile, perché si andrebbero ad acuire ancora di più quelli che sono i problemi all'interno delle corsie. Per quanto riguarda invece la discussione famosa oramai, direi anche sterile, sull'avanzamento di carriera, della fascia cosiddetta, volgarmente detta, voglio ricordare a tutti che il personale dell'ASL di Salerno, in particolare gli infermieri che io come sigla sindacale rappresento, hanno rappresentato quello che è il vero argine contro il Covid nel periodo più brutto della nostra storia per quanto riguarda l'assistenza sanitaria. In effetti gli infermieri hanno dimostrato di essere più che pronti ad affrontare qualsiasi tipo di emergenza, anche a costo della vita, come sappiamo benissimo tutti quanti, ma soprattutto hanno dimostrato che non esiste una malattia che non possa essere affrontata quando c'è il personale. Questo personale è arrivato non in maniera, secondo noi, cogente, nel senso che è arrivato ma non ha coperto tutti i buchi che c'erano, è stato mal utilizzato in alcuni casi, non viene ricollocato nella maggior parte dei casi. Questi sono i motivi per cui oggi siamo qui a dimostrare la nostra presenza a fianco dei lavoratori e soprattutto vorremmo che l'azienda facesse un attimino un passo indietro, ci facesse salire come rappresentanza delle sigle sindacali che sono qui presenti per cercare di capire che cosa dobbiamo fare. È anche vero che ci hanno convocato per il 16 di novembre per riprendere la discussione, non so su che basi, perché fino ad oggi comunque, ripeto, non è arrivato nulla che potesse dare modo a noi di capire di che cosa vogliono parlare e di come vogliono affrontare i problemi. Sì, l'appuntamento oggi è fondamentale proprio per il motivo per cui abbiamo deciso, nonostante la convocazione del 16, di continuare a manifestare, di mantenere in atto tutte quelle che sono le azioni di lotta che avevamo programmato. Manifestiamo perché ovviamente non ci sono le relazioni sindacali decenti, nel senso che l'azienda non ci fornisce tutte le informative preventive che ci permettono appunto di lavorare e iniziare a controllare quello che sono la questione specialmente dei fondi e delle stabilizzazioni. Fondi che continuamente vengono utilizzati, fondi dei lavoratori per la valorizzazione dei lavoratori e per le progressioni economiche che vengono utilizzati per pagare lo straordinario, per garantire l'EA. Le altre motivazioni che ci spingono appunto a manifestare sono appunto oltre appunto l'attribuzione della progressione economica a tutti quanti gli operatori, la stabilizzazione. Ad oggi non sappiamo concretamente quali possono essere tutti i processi di stabilizzazione riguardanti i 36 e i 18 mesi. Abbiamo chiesto più volte di iniziare a rivalutare tutti quanti il rinnovo e tutti quanti i contratti a scadenza al 31/12/2022 che non hanno i requisiti di stabilizzazione. Abbiamo richiesto di attivare tutti quanti i processi verticali e orizzontali. Queste sono una serie di motivi che andiamo sempre a rivendicare e che ad oggi purtroppo non abbiamo ricevuto alcuna risposta. E questo appunto è dettato principalmente da una mancata informativa e quindi delle mancate relazioni sindacali giuste e opportune, ma più che altro come viene disciplinato dal contratto. Questa è la prima delle iniziative di una serie di lotte che porteranno noi a comunicare e far da tramite a tutti i lavoratori per quanto riguarda tutte queste prerogative che appena descritto. Chiediamo ai lavoratori di seguire tutte quante le nostre iniziative, perché comunque la partecipazione è fondamentale. Noi siamo qui per manifestare il nostro dissenso nei confronti dell'ASL Salerno. Le motivazioni sono ormai forse antiche, perché da 3 anni abbiamo intrapreso una trattativa per l'attribuzione della progressione economica ciò relativa ad attribuire ai dipendenti, nel rispetto del contratto nazionale di lavoro, una somma economica giusta e dovuta per l'attività svolta nel contesto dei presidi sanitari. E la nuova gestione ha sottolineato che i precedenti accordi non erano validi, c'era un vizio deliberativo della delegazione trattante
della ASL, e quindi abbiamo, con l'arrivo del direttore generale Sosso, abbiamo intrapreso di nuovo l'iniziativa nella possibilità di attribuire questa progressione economica ai dipendenti che l'aspettano da anni. Anche nella considerazione dell'attività svolta dagli stessi dipendenti, in considerazione a quella che è stata l'emergenza Covid, quindi attribuire la fascia sottolineava e stigmatizzava anche una gratificazione per i dipendenti stessi. Ciò sembra che non è dovuto. Ripeto, il direttore generale Gennaro Sosta ci ha incontrato e ha praticamente nell'ultimo incontro presentato la delibera per la costruzione del fondo per poter attribuire la fascia, e ci ha fatto capire che il fondo non è capiente per dare la progressione ai dipendenti. Quindi sembra che, ecco, ci dicono a volte che è possibile e subito dopo smentiscono. E voglio anche sottolineare questo, che subito dopo che abbiamo proclamato questo stato di agitazione pacifico, in effetti stiamo picchettando l'ASL proprio per dimostrare il nostro dissenso a quelle che sono le posizioni dell'azienda, ci è giunta convocazione per il giorno 16 ad un incontro dove il fondo stesso sembra sia rimodulato, quindi sia di nuovo, forse che non conosciamo bene gli elementi numerici del fondo stesso, potrebbe anche essere disponibile in parte per attribuire la progressione economica. Però ecco, ci sembra che in effetti da 3 anni una presa in giro, perché noi siamo qui in questo picchetto per manifestare un dissenso, ma un dissenso che vuole portare nelle sacche dei dipendenti pochi euro, parliamo di 30-40 euro per dipendenti, cosa giusta e meritata proprio per l'attività svolta dagli stessi. Siamo qua perché ci prendo in giro continuamente per questi ragazzi che sono stati in prima linea e hanno dato la vita per l'ospedale, e speriamo che il prima possibile per la stabilizzazione di questi ragazzi, perché sono presi in giro continuamente e non ce la facciamo più di aspettare. Però oltre alla stabilizzazione c'è anche la problematica della fascia, dei passaggi orizzontali, verticali, giusto? Quindi sono tante le problematiche che attanagliano. La priorità assoluta è per i ragazzi, la stabilizzazione per questi ragazzi. Per la fascia già avevamo fatto accordi con vecchio direttore, con nuove sono scomparsi i fondi e vogliamo sapere questi fondi che fine hanno fatto. Sì, allora io sono Salvatore Ferraioli e lavoro all'ospedale Scarlato di Scafati. Ecco, siamo qui per protestare appunto anche il punto stabilizzazione. Ci sono state fatte delle promesse con la legge di bilancio di appunto promuovere la sanità in Campania. Promesse del tutto astratte. Ora ci aspettiamo una risposta concreta dalla Regione Campania e dalle nostre ASL. Per i precariati in Campania, in particolare io sono qui per lottare sulla stabilizzazione dei assunti per l'emergenza Covid, che ormai dopo tutto questo tempo non aspettiamo, abbiamo visto soltanto promesse sia da parte della regione sia da parte delle ASL, ma ora ci serve astrattezza perché siamo stanchi. Basta paura, forza stabilizzazione, basta precariato in Campania. Inoltre volevo aggiungere che siamo quasi alle scadenze dei contratti, per l'appunto al 31 dicembre 2022 tutti i contratti dei precariati nell'ASL di Salerno termineranno, e quindi è importante che questo precariato si fermi qui e via le stabilizzazioni.